due banchi liberi, ti potete accomodare, ma ci sono due banchi liberi. Avanti. Avanti ci sono dei banchi liberi.
Stasera abbiamo la gioia di avere mezzo a noi Padre Lino Rito, che è il rettore del seminario arcivescovile di Messina. Insieme a un giovane seminarista Damiano, a cui diamo il benvenuto. Ieri e oggi sono stati nella nostra zona pastorale a fare l'animazione vocazionale e questa sera vi ho chiesto di essere qui per concludere queste due giornate intense e penso anche ai tempi per loro e per i giovani che hanno incontrato, ecco, per celebrare la festa di San Sebastiano nella nostra comunità parrocchiale. Grazie per la tua presenza, grazie per quello che ci dirai e ti assicuriamo la preghiera per il tuo delicato ministero di rettore del seminario. Il rettore del seminario insieme agli altri formatori è quello che alla fine decide, invocando lo Spirito Santo, ecco, se un giovane è pronto per essere ammesso al sacerdozio, per cui ha un compito molto delicato e molto particolare, per cui noi ti assicuriamo la preghiera per questo compito e che, ecco, possa veramente illuminato dello Spirito portare avanti i giovani che il Signore ti affida e portarli tutti al sacerdozio e tutti a portare. Ringrazio il nostro venerato mio predecessore e parroco emerito Padre Egidio per la sua presenza, per il suo affetto sempre costante nei riguardi della mia persona, anche sempre, ecco, chiede e si interessa di questa comunità che ha servito per tanti anni. Grazie Padre Egidio per la tua presenza. Ringrazio le autorità amministrative per la loro presenza. Il sindaco, per motivi di salute, non è potuto essere presente, ma c'è qui una sostanziosa, ecco, delegazione dell'amministrazione comunale, per cui vi ringrazio per la presenza. Ringrazio i vigili urbani, ecco, la polizia municipale che oggi festeggia il loro patrono, perché San Sebastiano è il patrono della polizia municipale. Ringrazio il coro di Casalvecchio, ringrazio gli istanti, ecco, ringrazio voi, popolo santo di Dio, che con la vostra presenza ci date garanzia che questa manifestazione, questa celebrazione in onore di San Sebastiano, ecco, la sentite, la volete, la desiderate e quindi ci incoraggiate a portarla avanti. Incoraggiate me, che in questo momento sono il parroco, ma incoraggiate anche coloro che insieme a me preparano questa celebrazione, per cui ringrazio tutto il comitato della festa e tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno collaborato, ecco, alla riuscita di questa manifestazione. Ecco, tutte queste belle intenzioni, ricordando anche l'anima benedetta di un voluto Giuseppe, ecco, li vogliamo mettere sull'altare e vogliamo chiedere al Signore veramente il dono della santità, il dono della conversione. E all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo al Signore il perdono per tutti i nostri peccati e invochiamo il dono della sua misericordia. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i figlioli, andarono dietro a lui. Parola del Signore. Per me è la prima volta che vengo a Mitta, del resto perché sarei dovuto venire, no? Vengo perché oggi è festa, quindi San Sebastiano mi ha fatto venire a Mitta, eh? E questa è già una cosa molto bella. E se veniamo qui oggi in tanti è perché ci attira lui, e lui ci attira non per se stesso, ci attira perché ci porta a Cristo. Ci porta il Signore Gesù. E quindi noi siamo qui per il Signore Gesù, su invito di San Sebastiano, ma siamo qui per il Signore Gesù. Oggi ricorrono tante belle occasioni per fare festa. Intanto è la Domenica della Parola. Ogni anno, la terza domenica del tempo ordinario, coincide quest'anno con la nostra festa patronale. Ogni anno è la festa, la domenica, dedicata alla parola di Dio, perché la parola di Dio è a fondamento della nostra stessa fede, a fondamento del nostro essere cristiani. E questo ce lo dobbiamo ricordare. È stata istituita da Papa Francesco questa domenica proprio per ricordarci l'importanza, il fondamento della parola di Dio per la nostra esistenza cristiana. E anche giornata in cui siamo voluti essere presenti come seminario arcivescovile in questo luogo, e non solo qui a Mitta, ma un po' nelle parrocchie qui vicine, e quindi Casalbetto, quindi Santa Teresa, Antillo, eccetera, Rimina, e siamo stati anche a Rimina, insomma, alcuni paesini sicuramente non sempre visitati dall'animazione vocazionale, e per noi è stato un piacere in questi due giorni intensi, brevi ma intensi, è stata l'occasione per incontrare tanta gente. Anche stasera questa per noi è motivo di gioia, incontrarli e incontrarci. Certo, non siamo qui per fare pubblicità al seminario, non abbiamo bisogno di fare pubblicità al seminario, sappiamo tutti cos'è il seminario, il luogo dove si formano i futuri sacerdoti, perché no, si formerà il futuro parroco di questa, di questo piccolo centro, di questa piccola porzione di chiesa. E quindi è un luogo che è di tutti, tutta la diocesi, potremmo dire, prega, e speriamo lo faccia sempre, per i seminaristi, per la comunità del seminario. Prima Padre Alessandro garantiva la preghiera per noi formatori, per me in particolare, io direi garantiamola anche e soprattutto per questi giovani, che per circa 7 anni trascorrono questo tempo di discernimento, in cui cercano di comprendere se veramente il Signore ti ha chiamato oppure no. E tra poco, alla fine della messa, Damiano, che è il seminarista che stasera rappresenta tutta la comunità, in totale sono 12, tra poco ci racconterà qualcosa della sua storia vocazionale, come è giusto che sia. Ma mi voglio soffermare sulla parola di Dio che abbiamo ascoltato, perché è una parola in cui Gesù chiama, guarda caso, no? È una di quei Vangeli proprio cosiddetti vocazionali. Ma che cos'è la vocazione? Quando ciascuno di noi si fa questa domanda, la risposta che subito ci viene in mente, la vocazione
danno da te. E no, invece la vocazione è di tutti i cristiani. Poi ci sono quelle specifiche, ognuno poi di noi prende le strade che deve prendere. Ma la vocazione appartiene a tutti, tutti siamo chiamati, vocazione significa chiamata. E a che cosa siamo chiamati? La vocazione che è di tutti, che appartiene a tutti, è quella dell'amicizia con il Signore. Siamo chiamati a diventare, ad essere amici del Signore. Questa è una chiamata che tutti abbiamo ricevuto, in virtù del nostro battesimo. Quando hanno scelto per noi i nostri genitori di battezzarci, in quel momento nasce la possibilità di essere veramente amici del Signore. E ripeto, rispondere a questa chiamata diventa urgente, perché noi, vedete, siamo le persone che frequentiamo. Noi possiamo dirci di essere persone davvero buone, davvero serie, davvero cristiane, perché frequentiamo Cristo. Noi frequentiamo gli amici, ognuno di noi ha degli amici, e frequentiamo quegli amici. Quando educhiamo i nostri figli, cosa diciamo ai nostri figli? Mi raccomando, non gli educhiamo il figlio su sotto, quando l'hanno lasciato, o no? E con quelli si invece, perché quelli, sai, chi segue il Signore non sbaglia di sicuro. Soprattutto, dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei. Se noi pratichiamo il Signore, chi siamo? Cristiani. Se pratichiamo il diavolo, che tutti cristiani non siamo. Quindi la prima chiamata ci appartiene a tutti, è una chiamata ad essere amici del Signore, a frequentare il Signore. E guardate che non è semplicemente frequentare il Signore la domenica o al giorno della festa di San Sebastiano o in altre occasioni particolari, Natale, Pasqua e quant'altro, ma è frequentarlo come si fa con gli amici. Io sono sicuro che tutti qua dentro, perché abbiamo degli amici, o ci facciamo una telefonata, o ci ritroviamo a giocare a carte a bar, o abbiamo in comune qualche hobby, qualche cosa da fare, può essere la caccia, come può essere lo sport, come possono essere altre attività che ciascuno di noi ha, insomma quotidianamente ci sentiamo con gli amici, allora parliamoci chiaro. Allora, se lui è veramente un amico, lui non San Sebastiano, lui il Signore è un amico, dobbiamo frequentarlo ogni giorno, dobbiamo stare con lui ogni giorno. Così come chiamiamo gli amici ogni giorno, allo stesso modo sentiamoci ogni giorno con il Signore. Come si fa? Con la sua parola, leggendo il Vangelo, ascoltando la parola di Dio, anticipando certamente a messa la domenica nelle occasioni in cui c'è. Queste sono le occasioni in cui io frequento questo amico, più lo frequento, più lo conosco, più mi accorgo che è essenziale la sua presenza nella mia vita. Guardate che questo ha fatto anche San Sebastiano. San Sebastiano è diventato santo, come anche noi siamo chiamati a diventare santi, perché ha frequentato e frequenta il Signore. Per questo, che ancora San Sebastiano, anche se non c'è più in questo mondo, è vivo e intercede per noi, perché vive in una dimensione altra, che è quella del paradiso, che è quella della vita eterna, e vi prega e intercede, continua a pregare e intercedere per ciascuno di noi. Mi fermo un po' sul Vangelo. Giovanni viene arrestato e quindi Gesù inizia la sua missione, quasi come in una staffetta. È uno che dà all'altro la possibilità di cominciare, finisce uno e inizia l'altro. Giovanni viene arrestato e inizia Gesù, e utilizza Gesù le stesse parole che utilizzava il cugino Giovanni. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Sono le stesse parole che utilizzava il cugino Giovanni. Ovviamente poi Gesù non solo le compie, le porta a compimento, ma ci dirà qualcosa ancora in più. Questo vedete che è molto importante, ci dice già qualche suggerimento per la nostra vita, e per tutti, perché tutti abbiamo a che fare con qualcuno che ci ha preceduto. Penso ai politici, per esempio. Voi siete un'amministrazione, non so da quanto tempo, non conosco il sindaco, ammettiamo che siete da 10 anni, grazie a Dio. 10 anni che c'è questa amministrazione comunale, prima di voi ce n'è un'altra. Avete distrutto tutto quello che c'era prima di voi? Spero di no. Spero che abbiate agito in continuità con quanto è andato da voi. Perché sapete cosa succede in altri posti? Succede questo. Come quello precedente era un altro partito, cioè ora quello di Ufficini, lui si stava facendo. Noi siamo più bravi. Perché non appare diverso, non appare nuovo. Gesù invece ci insegna che noi continuiamo quello che gli altri hanno iniziato, lo continuiamo, lo miglioriamo, cioè ci sono degli errori, cerchiamo di non farli, ma se ci sono delle cose buone sicuramente le portiamo avanti. Scusate che ho portato questo esempio, ma è un esempio, anche tra noi sacerdoti è così,
c'è un parroco, poi ne arriva un altro, ora ho capito lo specifico di prima, lo facciamo. No, tutto quello che ha fatto quello di prima sicuramente ha un senso, ha un perché. E allora la mia possibilità è quella di continuare nelle associazioni, il presidente di prima e il presidente di dopo, il comitato di prima e il comitato di dopo. Vedete come nella vita c'è sempre un prima e un dopo. C'è sempre qualcuno che ci precede e qualcuno che succede. E in questa successione Gesù ci insegna che noi portiamo a compimento ciò che gli altri hanno iniziato. Questa festa si porta avanti perché altri l'hanno iniziata. Non l'abbiamo iniziata noi, non l'avete iniziata voi. Noi siamo qui perché altri prima di noi hanno cominciato a fare festa. Hanno creato questa grande occasione di festa attorno alla devozione incentrata su San Sebastiano. Questo quindi è la prima cosa importante. E poi un'altra, mi piace anche sottolineare un'altra cosa importante, molto bella, che ci dice qui l'Evangelista e quindi Gesù. Quando Gesù passa, vede questi amici, queste persone, incontra, li chiama, venite a seguirmi. E loro, dice l'Evangelista Marco, dovete sapere che tra tutti gli evangelisti è quello che ha scritto il Vangelo più breve. Luca, Matteo, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo sono un po' più lunghetti. Hanno parlato dell'infanzia di Gesù, hanno parlato di altri aspetti, ma per quello era stato ritenuto sempre la base per gli altri Vangeli. Dice, la maschera del Vangelo, vediamo a Marco, che è quello che ha scritto le cose proprio base, e su quello andiamo a costruire altri. Poi invece hanno capito nel tempo che il Vangelo di Marco, anche se breve, è molto importante, perché lui in pochissime parole ci dice tante cose bellissime per la nostra esperienza spirituale e per la nostra crescita. Una di queste cose è proprio questo, no? C'è questa risposta dei discepoli di Gesù quando vengono chiamati e dice qui subito si misero, subito lasciarono il padre, subito lasciarono le reti e seguirono Gesù, subito. Ora io dico, e sempre ci ho ripetuto, non è che subito questi si sono alzati, ci sono due motivi e uno è questo. Intanto quanto doveva essere affascinante questo Gesù. Perché se Gesù, che è la persona che ci dice vieni, seguimi, stai con me, fai quello che ti chiedo e io lo seguo subito, evidentemente questa è una persona molto affascinante. Non solo affascinante da un punto di vista estetico, ma proprio affascinante perché è carismatico. Perché una persona, vedete Gesù, uno dei motivi per cui è venuto in terra è perché finalmente ci presenta la verità su Dio. Dio è il Padre, fino a quel momento lui aveva visto Dio molto distante, nessuno può vedere Dio, nessuno può incontrare Dio, adesso Dio lo possiamo incontrare proprio in Lui, in Gesù Cristo. E quindi quando doveva essere affascinante, quando lui parlava del Padre, lui è il Padre, noi siamo fratelli tra di noi, noi siamo figli dello stesso Padre, ecco perché qualcuno quando si sentiva chiamato da Lui non poteva che seguirlo subito. E anche questo, attenzione, perché noi a volte seguiamo subito, ma seguiamo subito le persone sbagliate. Quante volte ci mettiamo anche noi subito dietro a qualcuno? Però quel qualcuno a volte ci tradisce, quel qualcuno a volte, ahimè, non fa quello che noi ci aspettavamo. E invece noi, il Signore, che ci chiama, che chiama tutti, se noi subito lo seguiamo, evidentemente stiamo seguendo la persona giusta. Non ci sbagliamo, non c'è pericolo che sbagliamo se seguiamo il Signore. E l'esempio è San Sebastiano. Signore, se siamo qui perché vogliamo fare festa con Sebastiano, perché lui subito ha seguito il Signore. E quindi se ci dà un esempio lui, che subito ha seguito il Signore, noi perché non possiamo fare altrettanto? Perché non possiamo fare altrettanto? Io me lo chiedo e dobbiamo chiedercelo anche noi, perché Sebastiano come noi è un cristiano della seconda generazione, cioè non ha visto direttamente Gesù fisicamente come questi discepoli, questi apostoli di cui parla il Vangelo, eppure lo hanno, anche lui lo ha seguito subito, anche lui subito lo ha seguito. Vedete, c'è un subito che noi non possiamo farci scappare. Quando passa il bene, noi lo dobbiamo prendere, non dobbiamo aspettare. E perché quando il Signore ci chiama per compiere un bene, per fare cose buone. E quando siamo chiamati a fare cose buone è perché forse nella nostra testa abbiamo in mente anche di non fare cose buone. Che faccio? Non sceglievo un clip oppure no? La cosa buona è no. La cosa cattiva è sì. Ti voglio seguire. Allora, seguo subito il Signore, perché se seguo subito il male, mi dico con qualcuno.
Vedete che c'è sempre questo subito. Nella prima lettura abbiamo visto questo profeta Giona che è andato a Ninive, una città pagana, per cui lui annuncia il fatto che o vi convertite o questa città verrà rasa al suolo, verrà distrutta. In 3 giorni, quindi subito, questi si sono cosparsi di cenere, hanno fatto le ogni ammuffa, si sono convertiti. Subito, dice San Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, il tempo si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie, eccetera, eccetera, eccetera. Il tempo si è fatto breve, quasi a ricordarci, ed è vero, che la nostra vita a confronto dell'eternità è vita, è niente, è breve, è un passaggio. Allora qui subito significa, mentre siamo vivi dobbiamo convertirci a bene, subito, ora, perché non sappiamo quando il Signore ci chiede di tornare da Lui. Speriamo soltanto così, certo, ma mentre siamo qui, però Egli ci chiede di compiere il bene, quindi di sceglierlo subito, di scegliere subito Lui. Quanto è importante. E questo Sebastiano lo ha capito giovanissimo, perché mentre eseguiva le sue attività da buon militare qual era, mentre faceva questo seguiva il Signore. E lo seguiva come? Servendo gli altri, mettendosi al servizio delle persone che avevano difficoltà, compresi i cristiani che erano perseguitati. Io all'inizio ebbi un po' di paura, non disse subito di essere cristiano, ma entrare cristiani. Poi per me è dovuto uscire allo scoperto, perché a un certo punto della nostra vita siamo chiamati ad uscire allo scoperto e a fare le cose alla vista di tutti, nella verità. E questo ha fatto Sebastiano. Sebastiano, c'è una cosa grande che ci insegna, è che noi il bene, certo, non sappiamo a destra cosa fa la sinistra, ma quello era uno dei momenti in cui la Chiesa era perseguitata da ogni lato, e allora il coraggio di dire anch'io sono cristiano poteva aiutare queste persone che seguivano Gesù, per poi anche con la possibilità di essere uccise. E lui ha fatto questo, ha avuto questo coraggio a un certo punto di fare questo passaggio nella sua vita e di dire va bene, adesso esco allo scoperto, dico anch'io di essere cristiano, mi costava il lavoro, mi costava la vita, ma comunque nessuno di come lui avrebbe voluto fare diversamente in quel contesto. Vedete, questo per noi è un forte esempio. Uno dà la vita per gli amici, è la verità. E Sebastiano l'ha fatto perché veramente riteneva Gesù la persona per cui si può consegnare la vita. Riteneva Gesù la persona di cui ci si può innamorare, la persona affascinante da seguire subito. Ecco, lui ha risposto così, donando la sua vita. Ciascuno di noi risponde al Signore donando la sua vita in maniera diversa. Certo, non tutti siamo chiamati a diventare martiri, ma tutti sicuramente siamo chiamati a seguire il Signore. E allora io concludo facendovi proprio questo augurio di vivere questa festa non solo imitando San Sebastiano. Noi non possiamo fare l'imitazione di qualcuno, però possiamo sicuramente vivere le virtù che quel santo ha vissuto. L'imitazione in questo senso, non possiamo ripetere la vita di un altro, la nostra vita è la nostra vita, quella degli altri è quella degli altri, però possiamo imparare da loro. Quali sono le virtù di San Sebastiano? Quello che ha accennato. Signore, aiutami a vivere anch'io, aiutami a trovare quel coraggio di dirmi cristiano perché credo in te. Guardate che se una persona per noi è importante, noi la difendiamo. E questo faceva Sebastiano, difendeva Gesù e lo difendeva nelle persone che seguivano Gesù, nei cristiani. Se per noi alcune persone hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita, noi quelle persone le difendiamo, a costo della vita, a costo anche di lasciarci le penne. Noi difendiamo quelle persone. Allora, Signore, aiutaci non tanto a difendere te quanto a difendere gli altri in te, perché è un po' la stessa cosa ma è diverso. Aiutaci ad avere con te, Signore, la stessa amicizia che ebbe Sebastiano, la stessa amicizia che ebbero questi apostoli. Aiutaci ad avere il coraggio di rispondere alla tua chiamata. Tu sei l'amico di cui ciascuno di noi è chiamato a fidarsi.
abbandonato nel mezzo dei problemi. Vedo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la redenzione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. Per intercessione di San Sebastiano Martire, a lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera e insieme diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua Chiesa, preservala ad ogni male e rendila perfetta nel tuo amore, e fa che tutte le chiese ti conoscono per unico vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo tuo Figlio. Preghiamo. Oh, Signore, per intercessione di San Sebastiano, concede ai nostri parenti ed amici prosperità e salute, fa che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo. Preghiamo. Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore, difendi la dignità dei poveri e degli esclusi, e suscita in noi il desiderio del servizio verso di loro. Preghiamo. Concedi alla tua Chiesa, o Signore, il dono di numerose e sante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, perché sull'esempio di San Sebastiano possiamo essere sempre pronti a dare la nostra vita per il servizio di Cristo e del Vangelo. Preghiamo. Un pensiero, una preghiera per tutti i sacerdoti che in questo momento sono diversi, ahimè, purtroppo nella nostra diocesi, che stanno vivendo un momento di sofferenza fisica e quindi spirituale, in particolare padre Francesco della vicina dei Goiani di Mazzeo, vogliamo affidare la sua vita, ci sono dei piccoli miglioramenti e in questo momento immagino si senta un po' solo, no? Quando uno di noi soffre un po' di solitudine nell'esperimento, lo vogliamo pregare il Signore perché gli stia accanto, come sicuramente sta facendo, a lui come tutti i sacerdoti ammalati, come anche ai genitori di Francesco. Per questo diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. E ancora continuiamo a pregare per questi giovani che si preparano a vivere questo tempo di formazione per diventare sacerdoti, e preghiamo perché anche queste comunità, anche se piccole, possano favorire la nascita di nuove vocazioni alla vita presbiterale. Per questo diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Accoglio, Signore, le nostre preghiere, donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
pregate per le mie sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia venuto a Dio, Padre onnipotente. Donaci, Signore, il tuo spirito di fortezza e accetta questo sacrificio nel ricordo del Santo Martire Sebastiano, che nessuna prova potesse parare dal corpo della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Amen.
diciamo, Padre, il pane della vita è il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti il tempo di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Madre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ausiliare Cesare, i presbiteri e gli altri. Ricordati, Madre, dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i tempi. Ammettimi a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere grazie alla vita eterna, e insieme con la beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il tuo sposo, i gloriosi martiri, San Sebastiano, San Onofrio e tutti i santi che in ogni tempo li furono capiti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo unite. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sì, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace e ti do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Preghiamo, o Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa, donaci di imitare la fortezza di San Sebastiano per ottenere il regno promesso a chi soffre a causa del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Buonasera a tutti, sono, come ci hanno detto, questo che di volte sono Damiano, ho 20 anni, vengo da San Filippo del Mela. Riassumere in poche parole la storia vocazionale è difficile, però ci proviamo, ogni volta è un'emozione perché sono ricordi che ritornano e emozioni che non finiscono mai. Diciamo, partiamo da una data ben precisa, il 16 giugno di 3 anni fa, finiti gli esami di Stato, diplomato a Milazzo come nell'Istituto Geometra, finiti gli esami di Stato, già io avevo deciso cosa fare. Vado a fare ingegneria delle arti a Firenze. Lo dico a mia mamma, lo dico a mia sorella, a mio papà, va bene, poi inizia a stare dagli zii, dai cugini, poi si vede piano piano. Va bene. Però, come sappiamo, i nostri piani la maggior parte delle volte non sono mai piani di Dio. Venne un mese dopo a San Filippo, nel mio paese, si festeggia la festa patronale, la Madonna del Carmelo. In quella festa patronale, quindi ancora fra Covid, chiusura, non chiusura, zona rossa, zona... cosa facciamo? La processione non si vuole fare, facciamo una messa solenne, tranquilla, la sera. Facciamo questa messa, viene invitato il vice rettore del seminario, che era padre Fabio Cardafi, in quella celebrazione dell'omelia ha detto due parole, anzi ha detto una frase, che per me quella frase è stata il crollo, diciamo così, di un castello di carte che mi ero creato io. E la parola, la frase è stata: siate pastori, anzi siate buon pastori. Con questa frase per me è stato un iniziare quasi un incendio dentro di me che non sapevo come domare, un incendio che piano piano saliva e, come si dice, uno cercava di spegnere ma non ci riesci, non sai come fare. Quindi inizia questo 16 luglio, diciamo, questa fiamma che inizia a crescere, però uno deve cercare di capire quello che deve fare. Io ho fatto quindi 18 anni, poi di mesi prima, il 25 marzo. I miei genitori, vabbè, non possiamo festeggiare, non festeggiamo in avanti, in estate penso sarà più tranquilla la situazione, ed era così. Ho festeggiato il 25 luglio, ho detto spostiamo di qualche mese, lasciamo solo il 25. 25 luglio, poi festeggiamo San Filippo del Mela, di sopra c'è un altro paese, Santa Lucia del Mela, che combina tutta la vallata, e per dominare questa vallata c'è un piccolo santuario che è il santuario della Madonna della Neve, dove allora era il seminario della zona di Santa Lucia. In questo preparare questo diciottesimo, in quella settimana dal 16 al 25, guardavo quel seminario, guardavo quel santuario come ma può essere qualcosa, può essere qualcosa che mi chiama da lì. E quindi questo sale e scende, in quei giorni di preparazione ho detto, vabbè, proviamo a dirlo a qualcuno. Da chi inizio? Da mia sorella, ha detto, vabbè. Proviamo da mia sorella. Nello scendere da Santa Lucia faccio, Chiara, vuoi entrare in seminario? Non l'avrei mai detto. Mia sorella appena sente la cosa, non per quello che avevo detto, perché non aveva capito niente, prende tutta la frenata. Iniziando a domandare quelle tutte le domande più assurde, ma perché, cosa è successo? Uno cerca come ora di spiegare, però le parole forse non bastano in questo momento. Va bene, mia sorella conclude tutta la discussione, ma io lo devi dire a mamma e papà, a me non mi interessa niente. Arriva questo 25 luglio, con quello che facciamo la festa, tutto quanto, però devo trovare il momento per dire ai miei genitori. È passato un mese, io passeggiando casa a casa, trovando il momento migliore per dirlo. Perché ero così tanto ansioso, così tanto cercando il momento migliore per il domenico. Se poi in quei giorni ero in casa mia, mi trovate girando casa a casa, anche o mi appoggiavo alla sedia, o al divano, o trovavo, ma
volte, io dico alla mia mamma, ma non c'è mio papà, quindi lo devo dire due volte. Ma non è il caso. Così, fino a quando è arrivato verso la fine di agosto, c'era mia mamma e mio papà sul divano. Ho detto, vabbè, sono sul divano, stanno guardando, momento migliore. Mia mamma e mio papà stanno parlando di altre cose, arriva il momento e faccio, mamma, papà, puoi entrare in seminario? Ecco, in quel momento parlo in silenzio. Mia mamma e mio papà non hanno più guardato, io ho detto, vabbè, capace, lo sono insognato, che ho detto. Forse l'ho immaginato così tanto, così fortemente, che lo volevo dire, ce l'ho immaginato. Per come ho detto quella cosa, io ho girato le spalle e me ne sono andato nella mia stanza e mi devo sistemare una cosa. 2-5 minuti dopo, arriva mia mamma, ma quindi che a fare? A fare un panino o a fare la chiaretta? Decidi di fare la cosa. Quindi, mia mamma e mio papà non era una cosa assurda, perché i miei genitori sono integrati nella loro occhia, sono terziani francescani, abbiamo avuto noi tanti grandi francescani, diciamo, non era un mondo lontano da loro. Poi io come vicino di casa avevo un sacerdote che quando mia mamma era piccolina saliva a Santa Lucia a portare i vestiti a questo sacerdote di sua madre. Quindi non era un pensiero lontano, non era un mondo lontano. Però non è come dire mamma, papà mi sposo. È una cosa più strana da dire, più cercare le parole giuste, cercare anche il momento giusto, penso, per dire una cosa di queste. Fatto, diciamo, questa grande premessa in giro, riparto col parroco, il parroco poi chiama il rettore del seminario, che allora era padre Alessandro, e inizio a ottobre l'anno propedeutico. Eravamo in 5 con quel bando giovane lì, che abbiamo iniziato con il cammino propedeutico, che è un anno di prova, diciamo, un anno per capire la tua vocazione. Dopo quell'anno di prova si inizia ed entri nella grande famiglia del seminario, che io adesso sono arrivato al secondo anno, all'inizio del secondo anno possiamo dire, dove insieme al seminario inizia anche l'istituto teologico, dove il regno di filosofia e il regno di teologia, quindi un grande cammino che cammina anche insieme allo studio, che in questo periodo, diciamo, ci accompagna anche molto. Noi cerchiamo di girare tutta la nostra diocesi, uno dice perché cosa? Perché le due semplici cose: una preghiera per i nostri formatori, a partire dal Papa, dai vescovi, dai nostri formatori più vicini, che lo Spirito Santo possa dare quell'aiuto, quella mano che aiuta anche noi a crescere in sapienza, a crescere anche nella via del Signore. E una seconda preghiera per noi seminaristi, per tutti noi, perché io non chiedo rosario, non chiedo niente, chiedo pure un semplice Ave Maria, perché Maria è una mamma, è la mamma. Quindi nei momenti di prova, nei momenti di delusione, nei momenti di tristezza, è sempre accanto a noi. Quindi anche in quel momento della piena solitudine, la vostra preghiera ci può essere solo di compagnia e di aiuto anche in quei momenti. Grazie e buona festa a tutti. Una volta una mamma andò preoccupata a Don Bosco, Fatini, che aveva capito che suo figlio voleva farsi prete, e questa mamma si stava vestendo quasi in lutto perché era sull'orlo della disperazione, perché aveva programmato tutto per suo figlio, ma l'ultima cosa che aveva pensato per suo figlio, anzi non l'aveva manco pensata, era quello che potesse diventare prete. E Don Bosco, per rassicurare questa donna, e poi negli anni andò a ringraziarlo, gli disse queste parole: cara signora, si ricordi che quando la mamma dona un figlio alla Chiesa, Gesù stesso prende il posto del figlio in quella casa. Quella mamma ha compreso le parole di Don Bosco, diceva, dopo diversi anni che quel figlio è diventato prete, andò da Don Bosco a ringraziarlo, perché aveva sentito forte questa presenza del Signore. Per cui, care mamme, cari papà, cari nonne, ecco, se capite che vostro figlio, vostro nipote, ha questa predisposizione d'animo, ha questa intenzione, ha questo desiderio, non ostacolatelo.
anzi incoraggiatelo, perché è il Signore stesso che prenderà il posto di vostro figlio, di vostro nipote nella vostra casa. Per cui auguriamo a Damiano e ai suoi compagni e a tutti quelli che il Signore chiama un buon cammino verso il sacerdozio. Grazie. Adesso invito i figli romani a fare la loro preghiera in onore di San Sebastiano. Preghiera a San Sebastiano per gli sviluppare. Orgoglioso martire San Sebastiano, noi componenti della Polizia Municipale, a te chiediamo e chiediamo fiduciosi reverenti il pensiero della nostra preghiera. Tu, nostro patrono, aiutaci a sostenere sereni la prova, le malattie e tutte le avversità di questa vita, come sopportarsi con l'eroismo e sofferenze del martirio. Nella vigilanza accompagnaci, nel nostro dire consigliaci, nelle nostre azioni sosteneci, ma soprattutto raccontaci nella nostra fede al Signore. Fa che sentiamo ogni giorno l'eco della tua voce e del dovere, che ci guida nell'osservanza dei comandamenti di Dio e delle tante leggi. Amen. Facciamo un bel applauso anche per la Polizia Municipale. Ci ringraziamo per il loro servizio nella nostra comunità. A Padre Nino diamo questa immagine di San Sebastiano che porterà il seminario, così quando la guarderà e così ricorderà di noi, pregherà per noi, come già dicevo, noi pregheremo per te e per tutta la comunità del seminario. Grazie di cuore. Adesso accogliamo la benedizione del Signore e poi ci prepariamo per la processione di San Sebastiano. Sapete che non è molto lunga, ecco, poi a rientro della processione daremo la benedizione con le sante reliquie di San Sebastiano e poi faremo il sorteggio e così concluderemo questa manifestazione dell'edizione 2024. Ecco, io ringrazio ancora tutti, non vi ripeto per evitare di essere troppo lungo, aggiungo solamente coloro che hanno offerto i fiori della Vara, la famiglia Lugudice e chi ha offerto con l'accordo della Chiesa Emanuela Priolo. Ecco, sono segni di affetto, di vicinanza verso la comunità, per cui ringraziamo questi benefattori. Ricordo che alla processione usciranno gli stendardi, ecco, di Sant'Antonio, dell'Immacolata, ecco, della Pietà e l'ultimo, quello rosso di San Sebastiano. Come avete visto e come avevamo promesso l'anno scorso, abbiamo con la raccolta che è stata fatta l'anno scorso e con l'aggiunta di quella di quest'anno, abbiamo potuto restaurare sia il portone della chiesa, che come avete visto l'anno scorso cadeva a pezzi, e anche la statua di San Sebastiano che aveva bisogno di un ritocco perché le tarme stavano facendo il loro lavoro. Quindi abbiamo cercando di rientrare nelle spese, abbiamo cercato di fare quello che era necessario, ecco, per rendere sempre vivo questo ricordo. Adesso lancio quello che bisogna fare per l'anno prossimo. Poi se ci sarò io va bene, se ci sarà Marco le cose vanno fatte lo stesso. Ecco, abbiamo bisogno di restaurare adesso la vara di San Sebastiano. Negli anni si sono persi pezzi, non sappiamo che fine hanno fatto, comunque si sono persi pezzi, alcuni sono rotti, abbiamo bisogno di sistemare la cassetta delle offerte, l'impianto elettrico. Ecco, quindi il nostro desiderio l'anno prossimo sarà quello di restaurare anche la vara, così diamo un tocco completo a quella che è la manifestazione di San Sebastiano. Quello che possiamo fare lo facciamo grazie alle vostre offerte e grazie al vostro contributo. Per cui passate la mano, ma voi vedete che quello che facciamo è sotto gli occhi di tutti, ecco, nessuno si porta niente, ma tutto viene speso per la Chiesa.
E un'ultima cosa, quest'anno ricorre il 1720 anno del martirio di San Sebastiano. Noi qualche settimana fa abbiamo ricevuto da Roma l'invito per partecipare ieri alla solenne celebrazione della Basilica di San Sebastiano, presieduta dal Cardinale Vicario di Roma, durante la quale ci sarebbe stata accettata la defumazione, ecco, del corpo di San Sebastiano, la ricognizione del corpo di San Sebastiano. Ecco, per tale occasione, per questo chiamiamo il giubileo, i padri che custodiscono la basilica hanno indetto un pellegrinaggio delle sante reliquie di San Sebastiano e hanno chiesto a tutte le comunità che portano il titolo di San Sebastiano, quindi anche a noi, la disponibilità di partecipare e quindi di ricevere le reliquie del pellegrinaggio che loro hanno. Io mi sono permesso di dare il mio placet, il mio consenso, per cui appena mi diranno e mi daranno il calendario di questo pellegrinaggio delle reliquie, ecco, avremo la gioia, ecco, di vivere la presenza delle reliquie di San Sebastiano che vengono direttamente da Roma, dalla tomba dove è custodito il corpo di San Sebastiano. Quindi avremo un altro momento di gioia e di festa, ecco, per il nostro santo titolare. Ecco, ve l'ho voluto comunicare questa sera, non lo sapeva quasi nessuno, anzi l'ho detto ieri sera, veramente alla pena la messa di San Sebastiano, e lo sto dicendo stasera a tutti, in modo tale che cominciamo a preparare questo evento di grazia che visiterà la comunità di vita. Grazie ancora Padre Vito e concludiamo con la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha unito per celebrare oggi la solennità di San Sebastiano, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Sebastiano la forza rinnovatrice della Pasqua, ti rende autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo che in San Sebastiano ci ha offerto il segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore. E per la gloriosa intercessione di San Sebastiano Martire, la benedizione di Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. L'amore del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Viva San Sebastiano!